La giunta Burlando ha speso milioni di euro, i soldi dei Liguri, per propaganda. Vediamo se è vero. Regione Liguria, buongiorno. Per informazioni sulla campagna di comunicazione per la riduzione dei tempi di attesa del sistema sanitario regionale, premere 1. Per informazioni sul bollo auto, premere 2. Per informazioni sui bandi destinati alle imprese, premere 3. Per informazioni su tutte le altre attività di Regione Liguria, premere 0. Sto trasferendo la chiamata al primo operatore disponibile. La sua chiamata sarà inoltrata al primo operatore disponibile. Siamo per l'attesa. Gli operatori sono occupati con altre richieste. Buongiorno. Senta un po', io ho telefonato per questo motivo. Sono interessato all'acquisto di una casa che vorrei regalare a mia figlia. Sì. Qualche tempo fa avevo visto una pubblicità informativa su un giornale che non ricordo quale, dove so che davate un contributo di 10.000 euro. 10.000, ma è scaduto a settembre. Come contributo? Infatti adesso sono cominciato a partire le erogazioni dei contributi, delle domande che sono arrivate entro settembre dell'anno scorso. Ah, ecco, adesso non c'è più niente da fare? Ora come ora no, in giro non c'è niente, se non faranno qualcosa prossimamente, per ora non c'è niente. Allora quella faccenda che avevo visto, cioè su un manifesto avevo visto una pubblicità su Alice, mi sembra, qualcosa del genere, dove... Sì, che facesse riferimento proprio a quei fondi che hanno... No, io non ho visto riferimenti sul manifesto, non ho visto riferimenti... No, non ce n'erano, nel senso dicevano appunto anche adesso può restare alla casa, no, proprio per quel tipo di bando lì appunto che lei, sì, mi diceva prima, che però nel frattempo è scaduto, sì. Ho capito. Notizie per avete notizie se verrà riproposto, se non verrà riproposto? No, se lo fanno, devono poi discutere tutto quanto, ce lo diranno un po' prima che lo tirino fuori, certo se hanno intenzione di farlo non ce lo dicono ancora adesso, ecco, abbiamo notizie giusto una settimana, 10 giorni prima che avvengano le cose, non molto prima, ecco. D'accordo. Comunque la ringrazio, la saluto, arrivederci, salve. Il 28 e il 29 marzo vota la concretezza, vota Biasotti presidente.